che sceglie di essere te stesso, mi riferisco anche al modo di essere estetico. Quindi io ad esempio non mi riferisco a alternativa, io un giorno sono in un modo, un giorno sono in un altro, sì, non so, quindi per me questa è la qualità, la prima qualità. E secondo me ancora non è importante l'intonazione, quali appunti uno riesca a prendere nella canzone, quante note. Per me è l'emozione, infatti ho calcato tanto su questa nota dell'emozione a The Voice e ho sempre cercato di dire in ogni puntata che per me l'emozione e riuscire ad emozionare il pubblico è la prima cosa. Quindi un cantautore, diciamo, possiamo riassumere il tutto dicendo che l'alternativo, c'è differenza tra fare l'alternativo e essere alternativo. L'alternativo, certo, è alternativo e non lo fa, questo è il punto. Sì, certo. E poi diciamo pure che tu ti metti a piagne per ogni cosa, stavi sul palco, volevi un po' dei voti, falla finita, dai Robè, falla finita, volevi un po' dei voti, ti sei messa a piagne, hai fatto. No, chiaramente non è vero, scherziamo. Non è vero. Io conosco, io vi posso dire che mi sono incazzato da morire con tutti coloro che hanno scritto questa stronzata su Roberta Carrese, perché Roberta è la persona più buona e sorridente di questo mondo. E se ha pianto, siatene orgogliosi che l'avete vista piangere. Questo lo dico. Ecco, vedi, lui mi protegge sempre e infatti quando torna a Roma, che lo vedo, anzi quando già c'è a Roma, certo, già sei a Roma, no? Sì, siamo in diretta su Radio Roma Futura. Ti farei un regalo? Te l'ho detto pubblicamente. Dai, te regalo. Vai. Quindi, ok, dai. Poi lo vogliamo sapere che regalo è. No, ve lo dico subito, ci faccio una foto. No, non ve lo dico. Non preoccupate. Non ce lo dice, però Marco ci manderà la foto. Vabbè, raga, troviamo, sì, tutto, Ettore, il regalo. Vabbè. Invece, torniamo a noi. Riprendo un attimo io la scena. Che... scusate, che Roberta, poi noi non ci sentiamo da tanto. Tranquillissimo. Che poi ricordiamolo, comunque, The Voice è un'emozione, anche perché quanti telespettatori sono? Tantissimi. Noi abbiamo fatto la media di 3 milioni a puntata. Ragazzacci, è andato abbastanza. È un bene. Concertone. È un... Cioè, insomma, è tutta l'Italia che vi ascolta. Sì. Avete trovato sui social? Che riscontro avete avuto? Allora, sui social, innanzitutto, dopo la blind, ho letto i commenti sui social e poi ho smesso di leggerli. Perché chiaramente ci sono dei commenti discordanti, ci sono delle idee, delle situazioni che vanno comunque rispettate. A me, per esempio, alla prima puntata mi davano del omofobo. Poi che altro? Mi hanno detto pure alcuni fascista, alcuni mi hanno detto. Quando sono andate live, bellissimo, perfetto, stupendo, clamoroso, bello, bellissimo, poi anche brutto, bruttissimo, secco, alto, nasone. Quindi se dovessimo attenerci a tutto quello che il social poi nasce per questo, per essere sociale, per rendere una frase sociale, quindi è giusto, è rispettabile, qualsiasi tipo di informazione rilevante sul social va presa e va rispettata, quindi va bene così. Noi ne abbiamo lette pure poche, però il riscontro che c'è stato comunque era abbastanza positivo. Sì. Positivo. Infatti sui social si può vedere, c'è anche la pagina From the Ashes. Sì, sì, sì. Vedi, ho imparato a pronunciarlo. Prima sembrava brutto, ragazzi, dicevo From the Ashes, però no, non pensavo. Era una battuta, era tutto organizzato. Sì, sì, c'era tutto. Ci dicono di mandare una canzone. Mandiamo una canzone, ragazzi, chiedono un'interruzione. Una bella canzone. Mandiamo una sing and song.
Segretaria, stanno
meno male, cambia l'aria. Se fossi ripulito avrei la mia faccia su People, però dovrei nascondere il mio vizio preferito, tipo cantante gay che fa lettere incallito. Invece ho fatto coming up persino con la Digos. Sanno che fumo anche finanze ed Interpol. Sanno anche che ho l'avvocato di Andreotti, Amanda Knox. Dici che mi fotte il cervello, per adesso ho tre partite IVA, casa, barca, moto, Porsche. Oh Maria Salvador, ti chiedo mio amor, te tra idro di evoluzione, tra le note di questa canzone, non averte soltanto l'invidia che divora la società, ma è verde una foglia che vibra, piccolo spazio pubblicità. Fuori giungla, zanna, mangia, spingi, sputa, spacca, sfama, menti, forti, ruba, sgramma, odio tutti, serve colpo. Mamma vecchia stanza, apro la finestra col vicino finanziere sul balcone che mi guarda. Voglio che il quartiere veda bene chi comanda, così non mi nascondo e gliene fumo una in faccia. Bacio mamma, chiamo Uber, chiedo fumo, dice vada. Me ne schiumo almeno un paio prima d'arrivare a casa. Passo in fronte ad un controllo con paletta sollevata, ma io sto su un'auto blu e mi aprono la strada. Ogni vizio una condanna, ciò che ami poi t'ammazza. Fumo nero, dama bianca, rete 4, pasta, grappa, ma entro in stanza, lei già calda, via la gonna, maglia, tanga, suda, grida, birra, corno, guerra, vinta, corno, nanna. Oh Maria Salvador, te chiedo mio amor, te tra idro di evoluzione, tra le note di questa canzone, non averte soltanto l'invidia che divora la società. Sinceramente, però.